Il centro pastorale per raggiungere la formazione vi dà il benvenuto a questa rassegna corale che ormai conoscete e si tiene annualmente nel periodo prenatalizio. Questa sera si eseguiranno 12 cori provenienti da varie parti della diocesi. Poiché sono tanti, iniziamo immediatamente senza molti preamboli. Vi prego di una cosa, cioè di spegnere o silenziare i cellulari, ma soprattutto di fare silenzio prima, durante e dopo l'esecuzione, anche perché molti brani saranno eseguiti a cappella oppure con strumenti solistici e quindi c'è bisogno che l'acustica sia ottimale. Per questo dobbiamo fare il massimo silenzio sia mentre i coristi si preparano, sia durante l'esecuzione ovviamente, che successivamente per permettere al coro seguente di prepararsi. Allora, invito subito il primo coro, il coro del convento di Larino. Facciamo un applauso. Quest'anno la rassegna verterà in particolar modo, dove possibile, sui canti della tradizione popolare italiana ed estera. E non a caso il coro di Larino, il comando di Larino, eseguirà come primo brano un canto della tradizione popolare siciliana, La Notte di Natali, autore anonimo. Parte e come secondo brano eseguirà il famosissimo Notte di Luce di Raimondi. Buon ascolto. Thank you.
Il prossimo coro ad esibirsi sarà il coro I Cherubini della parrocchia San Timoteo di Terni. Thank you.
il Signore ci dirige della cattedrale di Larino. Thank you.
madre Clelia Merluni. Il coro di Cremonese ci farà ascoltare due brani che sono dei classici della tradizione orale natalizia. Il primo brano che eseguiranno è Ad Est Fideres, il secondo brano è Passo del Cielo di Gruber. I brani verranno eseguiti interamente a cappella, per questo è importantissimo fare assoluto silenzio, perché c'è bisogno di ascoltarsi tra loro. Grazie. Thank you.
poi un canto popolare che trae origine dalla spiritualità, diciamo, di Sant'Alfonso Maria de Liguori, un brano conosciutissimo, eseguito spesso con testi differenti. Loro ci faranno ascoltare il brano con il testo Maria l'Alba. Thank you.
del coro di Santa Maria degli Angeli. Mentre loro scendono, chiedo ai coristi di Ripabottoni Bollone di avvicinarsi al loro palco. Santa Maria degli Angeli eseguirà due brani di Marco Fassina, Accogli nel tuo grembo e famosissima Celina.
Bene, il prossimo coro sarà il coro dei Pappottoni Orlone.
Santo Spirito di Capo Marino. Eseguiranno due brani, con il codice. Primo Gesù Bambino di Lyon, il secondo Dovete Ostia di Camille Saint-Saëns. Oh,
adesso è il turno del coro di Santa Croce. Thank you.
far ascoltare due brani. Il primo di Monsignor Tuisina, Vieni il Signore. Il secondo di De Marzi, Notte Santa. Thank you.
coro della cattedrale seguirà due brani tratti dalla tradizione popolare anglosassone, sono due brani d'autori anonimi, il primo è Angelus ad Virgine, il secondo God Rest in Heaven, primo medievale, secondo XIV-XV secolo, verranno eseguiti con una rielaborazione polifonica, ovviamente questo tipo di brani non la prevede. Thank you.
Gaetana, anzi si aggiungono gli altri coristi del coro della diocesi di Trento. Il coro diocesano eseguirà anche su due brani, il primo un classico carol inglese in Dulce et Jubilo, con il solo di Gesù, la terza una regolazione polifonica di Bach. E poi il secondo brano, Dio ci benedirà di Silvestri. Thank you.
Sardegna, ringraziamo tutti i cori che hanno partecipato, in particolare tutti coloro che sono venuti da molto lontano. Adesso, prima di lasciarci, invito tutti i cori a venire qui sulla scalinata per il brano Ancora Riuniti. È un brano conosciutissimo, famosissimo, un altro canon in inglese, scritto da Mendelssohn. Dico ai coristi di non andare via, perché poi Sua Eccellenza ha preparato un piccolo rinfresco. A nome di tutti voi, dovete ringraziarvi reciprocamente, perché la maggioranza dei cori dei presenti sono coristi, ma fatevi un applauso caloroso. La seconda, ormai mi sembra che siamo alla decima edizione o alla nona, se non mi sbaglio, insomma è un po' di tempo che si cammina insieme in questo concerto natalizio, no? Cantare il Natale, per cui è bella anche questa continuità e questa ricchezza e questa pluriformità, riuscire a cantare in 12 cori senza ripetere un canto vuol dire che, ecco, c'è una ricerca anche, questo è importante. Io lancio qui una proposta e poi dico l'ultimo pensiero, che è quello forse più importante, ma la proposta è questa, anche ne ho parlato già con i nostri amici della liturgia e della formazione, no? Però ecco, ho l'occasione per rivolgermi direttamente ad una parte dei cori, perché grazie a Dio ce ne sono anche altri, e questa proposta è aperta a tutti. Noi vogliamo evidenziare la bellezza del nostro territorio e la ricchezza del nostro territorio attraverso la valorizzazione delle chiese più antiche che ci sono, no? Nel nostro territorio del Basso Molise, e anche attraverso la valorizzazione in queste chiese degli organi settecenteschi, la maggior parte dei quali sono stati restaurati. Allora la mia proposta o il mio invito è questo, che quei cori, saranno 2, saranno 5, saranno 10, questo è relativo, però quei cori che vogliono, ecco, sarebbe bello che preparassero un piccolo concerto per il mese di luglio, un concerto preparato da fare in due parrocchie diverse, in due chiese diverse. Perciò un unico concerto per ogni cori, da ripetere due volte. Poi faremo il programma a seconda dei cori anche che si presterà. In quella circostanza ci saranno alcune manifestazioni in queste 5, 6, 7 chiese per quest'anno, ma non so quante saranno, dipende dalla risposta anche dei cori che avremo, e che in quelle circostanze ci sarà anche un concerto d'organo sicuramente, e l'occasione anche per raccontare quella chiesa, far parlare quelle opere, e questo lo farà quel gruppo di giovani che si è messo in gioco ormai, siamo al terzo anno, che si chiama l'Associazione Culturale Pietro Angolare, per cui ci si raccorderà per godere il nostro territorio, perché forse siamo abituati a frequentare le nostre chiese, ma già quelle delle parrocchie un po' più lontane, anche vicine, non le conosciamo bene, ma poi anche il frequentarle non significa il conoscerle fino in fondo, il saperle leggere e apprezzare per la bellezza, che magari non è quella di San Pietro, non è quella manco di Santa Maria Novella o di altre della Basilica di San Marco, però raccontano una storia e manifestano una fede che ha la stessa dignità e la stessa profondità di queste altre chiese, no? Per cui ecco, è un invito forte che vi faccio. Preparatevi a dirite, poi attraverso Don Marco e il nostro Paolo
lo farete sapere a loro in modo che ci organizziamo insieme all'associazione di Tragolano. L'ultimo pensiero è l'augurio di Natale. Vedete, Natale è la festa della gioia, ma io vi auguro una gioia vera, perché Natale è una cosa seria, cioè è un evento serio, e la gioia non è di un giorno, è la gioia che una volta che è fatto Natale è per tutta la vita. E perché? E dove sta il fondamento di questa gioia? La certezza che siamo benedetti. L'hanno cantato adesso. No. Sì, Dio ti benedirà. No, Dio ci ha già benedetti. E la benedizione è Gesù Cristo che nasce per noi. Ecco, io vi auguro di vivere, ti auguro di vivere sempre alla luce di questa benedizione. Che c'è? Perché non dipende da me, nemmeno da te, dipende da chi ci ha benedetti, e quello è fedele. E non ci può non benedire, non ci può maledire, perché Dio non può maledire. L'unica cosa che non può fare Dio è maledire, dire il male, perché lui è solo benedizione. E il fatto che si è fatto uomo vuol dire che non ha scampo. E grazie a lui non abbiamo scampo manco noi di vivere in questa benedizione. E se viviamo in questa benedizione che è di Dio, come facciamo a non essere contenti? Non possiamo non essere contenti. Vuol dire che abbiamo distolto lo sguardo da quella benedizione, abbiamo tolto la vita da quella benedizione. Però quella benedizione non viene meno, perché siamo benedetti. Ecco, questo. Riportiamoci a casa questo, viviamo questo, e vedrete che cambia tutto nella vita. All'inizio di ogni giornata c'è questa benedizione, e anche al termine di ogni giornata, ogni atto di ogni giornata è sostenuta, raggiunta, vissuta, e può essere vissuto da in questa benedizione. Auguri di Natale. Di qualche altro coro che si vuole aggiungere, altrimenti partiamo.